Buondì Fioi, buon ditoso, buonasera Fioi, buonasera Tose, dipende da che ora guarderai questo video e buona domenica, buon lunedì, buon inizio settimana. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a casa Stene. Sabato, e uso appunto la parola sabato perché non so quando vedrete il video, quindi se uso il termine ieri, chi vede il video di lunedì o di martedì non capisce un cazzo. Quindi, come vi dicevo, sabato il Padova ha perso in casa per 1-0 contro la Juventus Under 23, ma forte di 3 risultati su 4 si qualifica per la semifinale dei playoff nazionali di Serie C, che valgono quindi l'accesso all'eventuale finale che permetterebbe, in caso di vittoria, di accedere alla Serie B. E il nuovo contesto che si è creato in queste ultime ore in quel di Padova è un qualcosa di allucinante, ovvero un disfattismo totale attorno alla squadra di Oddo, nonostante abbia raggiunto l'obiettivo della qualificazione. E questa cosa, sotto certi punti di vista, è preoccupante, perché sembra quasi sistematica da parte di una porzione di tifoseria la polemica nel momento in cui anche la squadra vince, però poteva fare meglio, doveva giocare quello, ma perché non ha inserito quell'altro? Era meglio l'allenatore di prima, ma che cavolo andiamo a prendere questa? Cioè, è un contesto allucinante dal mio punto di vista, dopo comunque che la squadra ha raggiunto l'obiettivo. Allora io posso comprendere che chi erroneamente pensava che il Padova sabato sera uscisse vincitore in pompa magna con la Juventus sia deluso, ma sulla base di che cosa doveva asfaltare la Juventus, che è una delle squadre, secondo me, più quadrate fondamentalmente che ha affrontato il Padova in quest'ultimo periodo. Non ricordo a memoria imbarcate incredibili da parte della squadra di Zauri, che tra l'altro poi ha eliminato un pezzo forte del campionato come il Renate, tanto per dirne una. No, però in questi giorni aleggiava questa cosa, soprattutto nei social, dove il Padova, vista la vittoria con la sigaretta in bocca di Alessandria, che poi chi l'ha vista sta vittoria con la sigaretta in bocca, perché il Padova oggettivamente al mo' cagata ha rischiato, ok? Sabato sera avrebbe dovuto fare un sol boccone della Baby Juve. Niente di più errato. E di fronte a queste aspettative che si creano sui social e che tutti leggono, poi vengono fomentate, ripeto, polemiche inutili anche a fronte di una vittoria. Gente che dice che il Padova ha giocato male. Ma il Padova ha giocato in una maniera intelligente, sfruttando al massimo le tre opzioni che aveva, perché il Padova passava il turno se vinceva, se pareggiava o perdeva di misura. Ha perso di misura, a posto, bravi, qualificati. Tra l'altro, non soffrendo, perché se andate a rivedere la partita in tutta la sua completezza, io non ricordo né parate da parte di Israel, ma nemmeno da parte di Donnarumma, e io non ho visto il Padova col fiato sul collo, tipo su Tirol nei minuti finali, che se non ci sono i miracoli di Poluzzi, non lo so se i Bolzanini finiscono in Serie B. Ok? Penso di non dire nefandezze, se non siete d'accordo, ovviamente potete intervenire con i commenti. Però al di là dei classici due bug difensivi che il Padova una volta per tempo regala alle sue avversarie, e questo è un mood costante da parte della squadra biancoscudata, e l'ho constatato nel corso della stagione, che ho avuto il piacere di seguire praticamente tutte le gare per la casa di C.com, ma al di là di quelle due sbavature, sulla prima ha beccato il gol, e sulla seconda è intervenuto Germano in maniera monumentale, basta, il Padova non ha più rischiato nulla, ha anche gestito le forze.
c'era Ronaldo in panchina. Sono d'accordissimo che il Padova sia Ronaldo dipendente, perché nel momento in cui entra in campo il brasiliano cambiano i ritmi. Però Ronaldo è un giocatore che non c'entra un cazzo con la Serie C, ok? Ma ed è anche normale che nel momento in cui lui non c'è, magari la squadra non fraseggia bene come quando invece è presente sul rettangolo verde l'asso brasiliano. Ma da qui a creare tutto sto pandemonio attorno a una qualificazione è qualcosa di allucinante. Cioè, i tifosi della Reggiana si sono lamentati dell'eliminazione a fine partita, ma sono andati avanti per settimane a sostenere la squadra anche sui social. Poi adesso tuoni e fulmini, ma ne hanno tutte le ragioni del mondo. Il tifoso padovano è polemico di default. Perché anche ieri sera, scusatemi, sabato sera, ok, c'è il gol di Barenecea. Sulè ha crossato la sfera quando era già uscita sul fondo. Non è... Cioè, qui stiamo veramente parlando di una questione di centimetri. Non è un pallone di 1-2 metri fuori dalla linea di fondo. E allora lì, ok, capisco tutta la rabbia. No, c'è gente che allora si attacca al mezzo centimetro, che è il pallone, e da lì poi cominciano a ricamarci tutta una serie di trip mentali del tipo: ah, ma è il complotto, ce l'hanno sempre con noi, non ci danno i rigori. Adesso mi auguro che tutto si spenga perché dalle semifinali viene anche introdotto il VAR, ma questa gente che è abituata a polemizzare sul mezzo centimetro, figuriamoci se non rompe il cazzo anche al VAR. Perché poi, ribadisco, stiamo parlando di centimetri. Io sinceramente la sensazione che l'ho vista in televisione non mi ero neanche accorto. Poi mi hanno richiamato così all'ordine i calciatori del Padova che alzavano la mano, ma non è che neanche loro hanno protestato più di tanto, onestamente. No, c'è gente che addirittura mi dice: dalla tribuna si vedeva chiaramente, ma era limpido, soprattutto dall'Euganeo, che a livello proprio di visione notturna è il top di gamma. Dai, insomma, ripeto, critiche costruttive devono essere, ma neanche, tutto deve evaporare di fronte ad una qualificazione. Tutto veramente deve adesso scivolare addosso perché si rischia veramente di fare una sorta di errore stampo il gol di Gomez a Trieste, che poi si è andato avanti tutto il fine stagione a ricordare quell'episodio dei torti arbitrali subiti dal Padova qua e là su e giù, quando tutti poi hanno dimenticato la gara scandalosa di Modena. E adesso oggettivamente, a parti invertite, se Ronaldo avesse segnato di mano e quel gol fosse stato determinante per la promozione del Padova, i tifosi biancoscudati non se lo sarebbero portati a casa. Quindi basta! Basta ste polemiche inutili che veramente vanno a inficiare un ambiente che tutto sommato sta lavorando bene. Quante polemiche ci sono state sull'arrivo di Oddo, sull'arrivo di Mirabelli? Però tutti lì a tenerli in palmo di mano nel momento in cui si paventava questa fantasmagorica rimonta sul Südtirol. Ci deve essere un po' più di equilibrio, perché se no si rischia veramente che tutto quello di buono che adesso il Padova ha fatto venga frantumato. I giocatori li leggono i social, la società li legge i social, li vede sti video su YouTube. Forse non il mio, ma qualcos'altro lo vede. Quindi fa parte anche quello del contesto della partita. E il tifoso che vuole bene alla sua squadra la sostiene fino a che non la delude. Poi nel momento in cui viene deluso, allora ci sta la polemica, la bestemmia, il baffanculo, eccetera, 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 eccetera. Quindi io mi stupisco che di fronte a una vittoria, bella o brutta che sia, ma l'obiettivo è stato raggiunto, ci sia tutto sto pandemonio. Voi che ne pensate? Ditemi la vostra nei commenti. E adesso sono curioso di vedere mercoledì che cosa accadrà. C'è stato questo esito riguardo alle semifinali, ovvero il pareggio del Palermo, la clamorosa sconfitta della Reggiana contro la Feralpi, la vittoria del Catanzaro con il Monopoli, e quindi in base all'accoppiamento Catanzaro e Padova si ritroveranno a spareggiare per la finale. Prima ci sarà il match d'andata al Ceravolo, il ritorno all'Euganeo, una sorta di remake della sfida di Coppa Italia per
della semifinale, tra l'altro, di Coppa Italia di Serie C, quindi Calabresi sicuramente con il dente avvelenato e con la voglia, oltre di riscattare il fatto che sono stati eliminati dalla Coppa Italia, ma sinceramente la posta in palio adesso è molto più grossa e non è che lì a Catanzaro, insomma, sia un ambiente facilino. Però, insomma, Padova ha dimostrato di poter dire la sua anche lì, in campi caldi come quelli della Calabria, in questo frangente, come quello del Catanzaro. Quindi io presumo che se il tifoso padovano si unisce all'unisono verso la stessa direzione su cui stanno remando ovviamente Oddo e i suoi giocatori, si può fare. Ma questo disfattismo deve essere frantumato in tempo zero, perché la partita si gioca mercoledì. E dopo, nel momento in cui il Padova non ce la fa, allora scattino le polemiche, ma non a fronte di una partita che comunque il Padova ha portato a casa. Ovviamente aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni relativamente a questo mio video. Io direi che mi posso congedare tranquillamente qui. E quindi, come sempre, vi invito a farvi un giro sul sito www.lacasadec.com per vivervi la serie C a 360 gradi. Vi ricordo anche serie D24, perché ci sono tutta una serie di spareggi da seguire, la pole scudetto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fatevi anche una capatina su quel portale. Vi ringrazio enormemente per esservi iscritti in maniera copiosa al mio canale, che ha superato le 17.000 unità. Quindi traguardo allucinante per il sottoscritto, e mi congedo qui. E come sempre, cosa dirvi? Che vi voglio bene, stemme bene, e ci vediamo al prossimo video o alla prossima puntata di Casa Stene. Ciao a tutti!